Notte di presentazione ufficiale a Cosenza, già in clima stadio i tifosi rossoblù che hanno chiesto ed ottenuto un ritocco dei costi dei biglietti in curva. Domenica l'esordio nel nuovo torneo di Lega Pro. Si presenta ufficialmente tifosi anche la nuova Vigor Lamezia, targata 2014-2015. Molti gli elementi nuovi di zecca che compongono il gruppo affidato ad Alessandro Erra, nuovo. Anche lui una scommessa per la categoria. Diomansi Camara non recupera, l'attaccante del Catanzaro è a rischio per l'esordio di sabato contro la Juve Stabia. Il franco-senegalese risente ancora della distorsione alla caviglia, rimediata in allenamento la settimana scorsa. Amici sportivi, bentornati a Rete Calabria Sport News. Veniamo da una notte di presentazioni ufficiali a Cosenza, come alla Lamezia Terme, quartier generale della Vigor. Partiamo da Cosenza, dove i tifosi sono entrati già in clima stadio, hanno chiesto e ottenuto tra l'altro un ritocco verso il basso del costo dei biglietti in curva. Domenica l'esordio nel nuovo torneo di Lega Pro. Andiamo a vivere proprio le emozioni vissute ieri nel centro di Cosenza. Un fiume di tifosi ha accolto il nuovo Cosenza targato 2014-2015, serata di presentazioni ufficiali in arrivo al Crati. Sul palco, allestito per l'occasione, vecchi e nuovi beniamini rosso-blu. C'è il capitano Manolo Mosciaro con la nuova maglia in versione all-style. C'è il cap, Roberto Cappellacci, confermatissima alla guida del gruppo, pronto a decollare nel nuovo torneo unico di Lega Pro. Domenica l'esordio in trasferta sul campo della Salernitana, dietro l'angolo una preparazione intensa ed un pre-campionato con poca luce e tanti punti interrogativi. Eppure loro, i tifosi, restano fiduciosi, incitano i loro campioni e chiedono al patron Guarascio di abbassare il costo dei biglietti in curva. Il patron Silano li accontenta ed annuncia il ritocco verso il basso, portando a 10 euro il prezzo dei tagliandi. Una novità accolta di buon grado, quasi come un successo nel derby. Già, i derby saranno tanti quelli previsti nel girone C di terza serie. I tifosi sono pronti, la squadra pure, anche se manca qualcosa. Ed in questo senso significative sono state le parole del DS Melluso, il quale ha annunciato due nuovi innesti, un jolly di centrocampo ed un terzino, gli uomini che voleva mister Cappellacci, contento come i supporter. Ebbene, era una bella lotta per capire chi fosse più contento, se i tifosi del Cosenza o il tecnico dei Silani, Roberto Cappellacci. Per tutti solo il cap, due nuovi acquisti sono stati proprio lanciati ieri dal palco delle presentazioni. Allora andiamo a sentirlo, Cappellacci, ai nostri microfoni. L'apporto che ci hanno dato stasera, che ci hanno dato nella passata stagione, sarà ancora più forte quest'anno, perché sanno benissimo che ci troviamo a fare un campionato molto difficoltoso e noi avremo comunque l'obiettivo di portare in salvo le penne a fine campionato, e quindi c'è bisogno di loro e loro sono convinto che saranno con noi. Le squadre che avremo nei derby sono quasi tutte attrezzate per il vertice e quindi un po' di timore ce lo incutono, però noi vogliamo essere lupi in tutti i sensi e quindi quando arriveranno queste partite cercheremo di farle al meglio e magari di vincerle. Di vincerli, ma i derby, ma soprattutto i tifosi sperano di sbranare da lupi, come ha detto anche mister Cappellacci. Prima di passare alla presentazione della Vigor Lamezia, andiamo sul nostro sito internet www.retecalabria.tv per scoprire le altre notizie sullo sport regionale. Si parla sempre di Lega Pro, si parte forse, tra parentesi, ecco le designazioni arbitrali. Il presidente Macalli ha scongiurato ogni rinvio, il caos resta, ma salvo clamorosi sviluppi, il nuovo campionato di Lega Pro dovrebbe avviarsi come da programma. Si parte già venerdì con l'anticipo tra Matera e Paganese, ma in Calabria ovviamente i riflettori sono puntati su Vigor Lamezia, Catanzaro, Cosenza e Regina. Ad inaugurare il torneo tra le calabresi sarà la Vigor, impegnata sabato alle 14.30 sul campo della Versa Normanna. Sempre sabato toccherà al Catanzaro, che sfida al Ceravolo la Juve Stabia. Domenica Cosenza e Regina. Questo proprio il programma completo con le designazioni
decisioni arbitrali. A Versa Normanna Vigor Lamezia sarà arbitrata da Forno di Roma. Catanzaro Juve Stabia, l'arbitro è Fiore di Barletta, Regina Casertana, Valerio Colarossi della sezione di Roma 2, Salernitana Cosenza, Marco Mainardi di Bergamo. Altra notizia che riguarda proprio il Catanzaro: Camarà a rischio contro la Juve Stabia, abbonamenti però sopra i 1600, l'esordio del nuovo campionato dietro l'angolo, ma il Catanzaro rischia di perdere la sua punta di diamante. Diomansi Camarà è ancora KO, la botta alla caviglia sinistra rimediata in allenamento in uno scontro fortuito con un compagno di squadra non si è assorbita del tutto. L'attaccante franco-senegalese probabilmente resterà a riposo nella prima uscita nel nuovo torneo di Lega Pro contro la Juve Stabia, sfida che si giocherà, come abbiamo visto, sabato alle ore 16. Dicevamo della presentazione ufficiale anche della Vigor Lamezia, c'è grande attesa sul nuovo gruppo lametino affidato ad Alessandro Erra. La vera scommessa è lui. La settimana importante perché da là quello che sarà poi un percorso di 38 partite. Ci siamo preparati bene da circa 40 giorni, siamo tutti quanti curiosi di quello che abbiamo fatto, siamo fiduciosi, sappiamo che abbiamo delle virtù, sappiamo che abbiamo dei difetti e lavoriamo affinché cerchiamo di far emergere le cose positive che si sono evidenziate nel precampionato. Devo dire, la squadra ha dato il massimo, come dicevo prima sono emerse alcune lacune, però adesso è tempo di guardare il campionato, non c'è tempo per guardare indietro, ci siamo preparati bene, abbiamo degli equilibri ancora da trovare totalmente, però c'è grande fiducia perché a tratti la squadra ha mostrato buone cose. Queste quindi le parole di Alessandro Erra, tecnico della Vigor Lamezia. Si è soffermato evidentemente sul precampionato non brillantissimo, quello della Vigor Lamezia, tra l'altro già eliminata dalla Coppa Italia di Lega Pro. Bene così, con questo è davvero tutto. Grazie per averci preferito. Se volete però ci rivediamo più tardi con altre notizie ed altri servizi sullo sport regionale firmato ovviamente Rete Calabria. Buon proseguimento da Alessio Buonpasso.